Bene, dopo aver visto come poter aprire e chiudere una porta utilizzando lo strumento Sequencer, adesso voglio parlarti di come creare un asset vero e proprio per poter ovviamente aprire e chiudere una porta attraverso il comando timeline. Quali sono le differenze? Sostanzialmente le differenze sono io prediligo il secondo metodo in quanto è un metodo molto più flessibile e ti consente di poter portare quell'asset in qualsiasi progetto tu voglia. Supponiamo di voler creare una porta dotata di programmazione, quindi che si apre e si chiude attraverso la pressione di un determinato tasto. Allora lo puoi fare liberamente e poi dopo la puoi inserire in qualsiasi altro progetto. Ma facciamo il nostro classico esempio. Andiamo nella cartella Blueprint e andiamo a creare come sempre una blueprint class actor, la chiamiamo BP underscore open close door. Apriamola come sempre. Cancelliamo queste due parti qua. Sappiamo che all'interno di un asset ex novo andiamo ad abilitare l'input, prendiamo il player controller, e questo è il codice iniziale per poter avviare l'input da tastiera che ci servirà. Quindi enable input. Ora, se vi ricordate, abbiamo creato un'azione nella lezione precedente, quindi andiamo a richiamare l'azione che era open close doors, che non è null'altro che l'attivazione del comando attraverso il tasto F da tastiera. Richiamiamo il comando sempre flip flop perché noi vogliamo che alla prima pressione la mia porta si apre, alla seconda invece si va a chiudere. Quindi da che cosa faccio? Richiamo il nostro comando timeline, quindi add timeline. La chiameremo open close door. Ok. Col tasto Alt premuto possiamo staccare qui e agganciare a Play from Start, cioè attiva l'evento dall'inizio. Ok? Facciamo doppio clic su questa parte e andiamo a creare una variabile di tipo vector. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo creare semplicemente un'animazione che ruota intorno al suo asse Z. Quindi nascondiamo gli assi X e Y, settiamo questa animazione a 2 secondi, supponiamo che la porta ad aprire ci impiega magari 2 secondi, anzi facciamo una cosa, 1.5, ok? Facciamo destro clic in una parte qualsiasi e add key to all curve, ok? Settiamo il tempo su 0 e settiamo il valore su 0. Spostiamoci in un'altra parte e aggiungiamo ancora Add Key to Curve. Settiamo il tempo a 1.5 e settiamo il valore a 90. 90 non è altro che il valore della nostra rotazione. Clicchiamo su Adatta Grafo. Selezioniamo le due chiavi che ci interessano, quindi col tasto CTRL premuto, destro clic su una parte, su una chiave qualsiasi e clicchiamo su Auto. Compiliamo, diamo ovviamente un nome a rinominare questa parte qui, chiamiamola rotazione Rotation Z. Torniamo sul Event Graph, vedete che qui nella nostra timeline è stato aggiunto un comando
Rotation Z. Torniamo nella viewport, vediamo che cosa succede. Aggiungiamo una static mesh e a questa static mesh, che possiamo chiamare door, ok, andiamo ad aggiungere la static mesh door, sm door static mesh, ok. Compiliamo, torniamo nell'event graph e vedete che se io seleziono e ruoto, mi interessa ruotare la mia porta in questa direzione, vedete che l'asse Z, i valori dell'asse Z vengono modificati. Riportiamo a zero questo valore. Quindi il valore che dobbiamo andare a modificare è il valore della rotazione sull'asse Z. Andiamo nel nostro event graph e da qui facciamo destro clic split struct pin. Vedete che io ho tre valori, mi interessa rotation Z, la prendo, make rotator, ok? Per staccare da X e portare su Z basta tenere premuto il tasto CTRL e spostare il pin su Z qui. Da qui invece get relative set relative rotation door, ok? Lui automaticamente va a prendere la mia variabile door e la mette in questa posizione. Update va qui. Adesso l'unica cosa che dobbiamo fare, dobbiamo agganciare la seconda volta che andremo a premere il tasto, mandare questa animazione, quella della timeline, in reverse. Vediamo che cosa è successo. Prendiamo la nostra timeline, mettiamola all'interno del nostro spazio. Ruotiamo il nostro player in modo che sia orientato verso la porta, nel mio caso adesso di 180 gradi, e andiamo in play. Presso il tasto F la mia porta si apre, presso il tasto F la mia porta si chiude, F si apre ed F si chiude. Quindi, come potete vedere, è una cosa molto semplice operare con la timeline. Beh, dopo anche questo esempio io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione.